presidente dei radicali friulani, Stefano Santarossa, ha un libro in mano, Sua Santità, ovviamente di un collega Nuzzi, o sbaglio, Sì, è un consiglio di lettura per no, questo dico, che fine l'ha scritto settimana. grazie anche alle lettere, insomma, di cui è venuto in possesso, no? Grazie al maggiordomo. Sì, dopo l'uscita del libro è venuto fuori tutto il Vabbè. putiferio di cui parlava anche Mario Pujatti. Il libro è edito da Chiare Lettere, Gianluigi Nuzzi, Sua Santità, Le carte segrete di Benedetto XVI. Ed è davvero uno spaccato di molti fatti che riguardano anche l'Italia, perché ricordiamo che si parla di temi molto di attualità. Io oggi volevo riprendere il discorso dell'ICI, l'ICI sugli immobili della Chiesa. Allora, in sostanza, il libro è fatto da una serie di documenti proprio fotocopiati, che erano dei rapporti da consegnare a Ratzinger oppure ai suoi E lo ministri, Wikileaks diciamo. italiano, dai. Ecco, e in particolare questo è il rapporto del presidente dello IOR, Ettore Gotti Tedeschi, non più, perché No, quello è stato cacciato, dai. ieri è stato cacciato. E questa Non era faceva riferita, utili, quindi si vede che non era. quindi, per il cardinale Tarcisio Bertone. Si ricostruisce quale doveva essere l'atteggiamento dello Stato italiano in merito all'ICI, visto che, e lo dice il documento proprio preparato dal presidente dello IOR, su iniziativa del mondo radicale del 2005, lo scrive proprio Gotti Tedeschi, la comunità europea viene spinta a contestare l'esenzione ICI sugli immobili della Chiesa, non utilizzati per fini religiosi, pertanto quelli commerciali, cioè scuole, collegi, ospedali, eccetera, no? Quindi stiamo parlando dei beni non commerciali, quindi attività economiche. Allora, in seguito a questa denuncia dei radicali, in particolare di Maurizio Turco, allora parlamentare europeo, la CE avvia contro lo Stato italiano una procedura, quindi per vederci chiaro su questi aiuti di Stato. Alla fine? Alla fine, cosa succede? Che proprio per scongiurare l'entrata in vigore quindi per Scomunicano i ministri. no, allora l'operazione è più sottile ed è quella di prendere subito gli aiuti, i consigli di Tremonti per evitare questa situazione. Quindi Tremonti pone già la soluzione al problema al Vaticano e di fatto quindi si prepara il sistema per gabbare la situazione, Beh, quindi per consentire comunque vabbè. agli immobili della Chiesa di non pagare l'ICI. Ciò che siamo arrivati, e alla fine si doveva arrivare alla soluzione, è stata la soluzione imposta da Monti, che di fatto è una soluzione molto all'italiana, perché di fatto le scuole e tutte le attività, Nemmeno la Bocconi, scusa, ecco, lasciamo pagare, nemmeno la Bocconi, la non Bocconi, non pagheranno allora dai, l'IMU. pagano solo Allora, i per fessi, questo è dai. necessario che i Sai cosa mi fa radicali. piacere? Dammi questo libro, sai cosa mi fa piacere una cosa, no? Che questo libro inserisce pari pari tutte le varie lettere, In no? fondo, in fondo. E quindi a un certo punto diciamo che si va a scoprire, no, il segreto di Pulcinella, no? Perché sappiamo che da sempre il Vaticano, tra incensi, ori e quant'altro, beh, la Beh, politica è di se casa. permette solo No, direttore, non posso. no, serve, io lo dico Ma perché noi lo sì, ho chiediamo, capito. l'iscrizione al Partito Ma Radicale, sì, ma l'iscrizione ai radicali italiani, vabbè. perché è solo per i radicali che Sì. vengono fuori queste Sì, cose. vabbè, no, È sì. vero. Ma no, lo so, però Nuzzi insomma non è radicale. Nuzzi mi pare che scrive in un giornale di centrodestra. E Su ha Libero avuto, fa e ha avuto benissimo. la, e certo, e ha avuto la fortuna che qualcuno le ha passato le lettere. E lui ha avuto altrettanto coraggio di pubblicarle. Un altro forse non l'avrebbe fatto, grazie al maggiordomo. Ma il resto in tutti i film, Pujatti lo sa, di Hitchcock e quant'altro, il colpevole è il maggiordomo. E al Vaticano sono andati. Nel sicuro. Grazie a Grazie colpo a voi. sicuro, dice Zaia.